Nel Sannio continua a scendere il numero dei contagiati da Covid-19 grazie alle guarigioni registrate nelle ultime ore. Ieri 3 pazienti guariti dimessi dal rummo e discesa in picchiata dei positivi che ora ammontano a 90 unità. Solo 7 per fortuna le persone ricoverate nei padiglioni Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. La maggior parte dei contagiati resta infatti in isolamento domiciliare, per questo le loro condizioni di salute sono buone. Un sospiro di sollievo dunque nel Sannio, ma il sindaco di Benevento Clemente Mastella questa mattina, durante l'inaugurazione di 4 nuovi svincoli lungo la statale Telesina alle porte della città, esortato a non abbassare la guardia. Dobbiamo tenere, cioè non fare come quelli di Milano, basta che facciamo, non come quelli che abbiamo visto nei fotogrammi televisivi e nelle foto dei giornali, basta fare l'opposto di quello che fanno a Milano, degli assembramenti, quindi vi prego attraverso voi anche di sensibilizzare, diciamo, i beneventani o chi arriva, di evitare assembramenti, uscire con la mascherina, lavarsi spesso. Marcia indietro di Mastella invece sull'ordinanza per l'uso obbligatorio dei guanti. Questo mio autorevole amico, che insomma è mio pneumologo a livello nazionale, il primario del Gemelli, mi ha detto: guarda, non farlo, perché i guanti portano i resistenti a toccarti di più e quindi il rischio di contagiarti con i guanti è molto più forte. Fare in maniera tale che dovunque ci siano le possibilità di lavarsi con la mucchina, eccetera, dice, è importante che sia minimo il 60% dell'alcol.